vista molto attenta con i ragazzi del TG Noi, lei è molto attenta alle nuove generazioni e proprio il Tiente ha lanciato anche con un messaggio, no? Ai giovani attori, perché speranza c'è, soprattutto nel cinema italiano che mi sembra in ripresa in questo periodo. Non so se è in ripresa o no, ma la crisi del cinema c'è sempre stata, da quando l'ho cominciato io, che ero molto giovane, ho sempre sentito parlare di crisi, ma di crisi si parla sempre. Poi i giovani mi interessano anche perché alla mia tarda età insegno al Centro Sperimentale di Cinematografia ai nuovi ragazzi che vogliono fare gli attori. Io ho fatto un'altra scuola, ho fatto la scuola per il teatro, che era la Silvio D'Amico. Però mi piace anche spiegare o parlare dei trucchi di quelli che è il cinema e del gioco del cinema. Quindi, insomma, quello che posso fare per i giovani lo faccio. Anche domani sono, per esempio, al centro sperimentale a parlare con loro. E quindi la cosa che manca forse è un coraggio che non dipende neanche da loro, forse dipende da noi. Io cerco di infondere il coraggio e di dire di sbagliare, perché solo sbagliando si può inventare qualcosa di nuovo. È un momento in cui ci sediamo un po' troppo sugli allori, gli allori del passato. Oggi gli allori credo che non li abbiamo neanche più, quindi non ci sediamo neanche su quelli, ci sediamo soltanto su dell'erba fresca. Sarebbe bello avere gli allori e non dormirci sopra. Questi tempi dove comunque con la crisi di cui tutti parlano si tende un po' a tagliare quelle che potrebbero sembrare cose superflue, no? Come l'arte, lo spettacolo, e beh, anche quello vive un po' di crisi perché in Italia i fondi sono sempre pochi. E invece possono essere queste le chiavi per tornare a un futuro migliore, quindi la cultura, l'arte. Beh, bisogna creare lo parlavo con i ragazzini, la curiosità. È un elemento straordinario, la fantasia, parlare di più della fantasia, parlare di come si deve vivere in un modo più libero anche, più libero, sempre seguendo le regole, più o meno etiche, ma insegnare che c'è una libertà maggiore. E proprio prima il ragazzino mi diceva quale poesia tu ami, gli ho detto il Leopardi, gli ho detto l'infinito. Gli ho spiegato anche perché. Ecco, si pensa che, sì, lo dico, si pensa che Leopardi sia pessimista. Non è pessimista. Uno che dice il naufragarmi è dolce in questo mare ha capito molto più di noi. Infatti, era una persona allegra, non è vero che era pessimista. E tutti dobbiamo pensare in senso positivo e non in senso negativo. Essere più semplici. La semplicità oggi è una cosa molto difficile da pensare e da credere. Invece esiste, è la cosa più semplice del mondo. Anche se ti fai un piatto di spaghetti, cerca di fartelo bene. Se lo fai male, lo fai in fretta, meglio che non te lo fai. Fatti insegnare da qualcuno che lo sa fare, vedrai che ti piacerà di più.